pur guastata nella fase finale da un episodio spiacevole, la ricorrenza della madre di consolazione si è comunque rivelata un successo. Molta partecipazione sia alle cerimonie religiose che alla parte ludica e, sebbene alcune celebrazioni, ad esempio quella degli infermi, c'era un po' meno gente rispetto agli anni precedenti, nel complesso il risultato è stato più che soddisfacente. Siamo rimasti contenti. Nel Triduo abbiamo avuto la presenza del nostro vicario generale, Monsignor Luigi Chiesa, che ha presieduto anche la celebrazione per gli ammalati. È vero, non erano tantissimi, però sono venuti anche dalle case di riposo di Bedogni e di Compiano ed è stata una celebrazione sentita, come sempre. Ecco, poi il giorno della festa, la presenza del nostro Vescovo, senz'altro ha dato un tocco particolare e da lui abbiamo avuto proprio anche un'omelia molto bella. Gli ho chiesto poi di avere il testo per poterlo pubblicare anche sull'Araldo. E le persone che hanno partecipato sono state tantissime, a tutte le messe, comprese quelle celebrate in cripta. Ecco, nel pomeriggio un altro momento significativo, la benedizione dei bambini nel parco del seminario, sempre un momento toccante con la presenza dei genitori, dei nonni, un affidare a Maria, Madre della Consolazione, i nostri bambini e le loro famiglie. Anche la fiera e il Luna Park hanno avuto molto afflusso e la Madonna di San Marco si è caratterizzata nuovamente per questo mix tra la parte religiosa e la parte ludica che ormai è da sempre una caratteristica. Sì, qualcuno sottolinea che un po' di disturbo naturalmente c'è a chi viene per la preghiera, per esprimere davvero la devozione a Maria, però è anche vero che fa parte della festa ormai questo unire il momento anche di gioia, di gioco per i bambini, delle giostre e le bancarelle. L'importante è riuscire a dare il giusto peso e a saper valorizzare comunque il momento significativo davvero per esprimere la nostra fede, la nostra devozione a Maria.